Buonasera, ben trovati al TG Sport di Teletruria. Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso della Regina, confermando il dispositivo del TAR che l'aveva esclusa dalla Serie B. Il club calabrese ripartirà dunque dai dilettanti. Nel pomeriggio poi è stato anche ufficializzato dal Consiglio federale invece il ritorno in B del Brescia, lo scorso anno retrocesso dopo i play-out. Bocciato anche il ricorso del Perugia contro l'ammissione dell'Ecco al torneo cadetto. Il presidente dei Lombardi, Paolo Di Nunno, ha commentato così: è finita finalmente questa storia. Ora vediamo se possiamo chiedere i danni al Perugia. Mi informerò. Ancora avanti con il calcio, saranno tre i giocatori che hanno indossato la maglia Amaranto e che l'Arezzo ritroverà per strada nella partita di esordio al Romeo Neri. Vediamo. Verrebbe da dire squadra che affronti ed ex che trovi. Saranno ben tre quelli che in epoca abbastanza recente hanno indossato la maglia dell'Arezzo e che attualmente fanno parte della Rosa del Rimini, prima avversaria degli Amaranto in campionato. Sul rinnovato terreno in sintetico del Romeo Neri ci sarà la prima stagionale dell'Arezzo. Tifosi mobilitati nonostante la febbre della giostra. C'è curiosità e interesse per il ritorno tra i professionisti dopo due anni di purgatorio in Serie D. Sulla panchina dei biancorossi romagnoli siede Diego Raimondi, uno che è stato un giocatore di giovannini e indiani ai tempi del Pontedera. Argentino con passaporto italiano, Raimondi arriva direttamente dallo staff della Celeste dopo essere stato collaboratore tecnico a Sestri, Levante, Bologna e Torino. Da giocatore ha avuto le migliori stagioni a Gallipoli, Pisa e Perugia, dove tra l'altro è stato compagno di squadra di Cutolo. Rimini inizia un nuovo percorso professionale e deve fare i conti con una rosa molto rinnovata. Il modulo che preferisce è il 4-2-3-1. Per il primo turno non potrà avere a disposizione Ubaldi e Langella squalificati. Tre sono gli ex Amaranto, dicevamo. Il primo è il portiere Colombo, due anni fa titolare nella stagione in Serie D, fu una delle note più positive, si è meritato la terza serie alla pari di Jacoponi, che invece fece parte dell'Arezzo nella stagione precedente in C, culminata con una ignobile retrocessione. Anche lui fu uno dei pochi che si mise in luce, non è un caso che finì nel giro del Parma. Lo scorso anno era a Foggia, dove ha fatto più che bene. Chiudo il conto, un ex di vecchia data, Lorenzo Laverone, ad Arezzo nel 2010 era un pallino di Cerato. Cavolo, altri tempi. Nella folata presentazione del libro sul centenario di Stefano Turchi in provincia, tanti erano i grandi del passato. Le loro gesta fanno parte del libro scritto da Stefano Turchi, che sintetizza i 100 anni della storia dell'Arezzo Calcio. Tanti protagonisti erano presenti in Sala dei Grandi. Un libro veramente bello, che fa parte della storia di Arezzo, 100 anni, con centinaia di fotografie. Credo che sia un volume da acquistare, veramente bello. Questo libro ricorda, ci sono dei ricordi che ti fanno ancora emozionare, il bello delle foto è questo. Io anche sono un patito delle foto, a casa ho album pieni di quando giocavo, e le ritrovo in questo album che è stato fatto da Stefano Turchi insieme a Fausto Sarrini in maniera egregia. Se non fosse stato per l'Arezzo non avrei fatto quello che ho fatto, quindi per me l'Arezzo, dove sono cresciuto fin da bambino, e tutte le trafili, per me è stata la squadra che mi ha lanciato al grande calcio. Stasera ritrovarsi qui è un'emozione unica, ricordare i 100 anni dell'Arezzo. Penso che con un libro tutto quello che forse si voleva mettere non ci sarebbe entrato sicuramente. Stefano ha fatto una cosa molto molto bella. Ho visto il libro e mi è parso veramente una grande cosa. Fortunatamente per me anche io faccio parte di questa storia centenaria, della quale vado orgoglioso, e il libro ne rappresenta praticamente tutti quanti gli step dagli anni 20 in poi. La fotografia è il fermo immagine della storia di quei momenti. Avere lo stadio intestato al babbo sarebbe per noi un motivo veramente di grandissimo orgoglio. Ed ora le due ruote con il ciclismo e con lo spunto vincente del Trentino Andreaus, che anticipa i migliori e vince da campione la 100ª edizione della Corsa di Cesa.
Vincere tenendo il passo dopo essere stato all'attacco per oltre 100 km non è stato semplice per Marco Andreaus, trentino di Borgo Valsugana, in forza al team Friuli. Quella discesa è stata una vera impresa che merita il massimo degli onori. Del resto, per questo passistone dal nome celtico, questa era l'unica strada per andare a bersaglio. Lo stesso protagonista che ci sintetizza un finale al cardiopalmo. Una grande vittoria, un numero d'alta scuola, Sì, esatto, devo ancora vincere una gara su strada negli under. Oggi era una buona occasione, mi sono trovato in fuga dopo 20 km. Ne avevamo fatti 150 in fuga in 10, poi ci siamo assottigliati. Il gruppo non so come è arrivato vicinissimo in un attimo. Ho deciso di attaccare sulla strappa ai 6 km e mezzo e sono andato a tutta fino all'arrivo. Hai fatto una cronometro nel finale. Sì, esatto, per fortuna me la cavo bene, ho vinto anche un mese fa. Un colpo da maestro che premia il coraggio e la tenacia del ragazzo del profondo nord. Ci voleva un numero così per onorare la storia di una corsa che ieri festeggiava le sue 100 edizioni. La provincia di Arezzo può vantare gare che hanno fatto la storia. Ed è ripresa l'attività anche del Volley Arezzo. Dopo l'eccellente scorsa stagione, la squadra presenta un volto radicalmente rinnovato. Coach Mirko Morelli è ottimista. Ripresa l'attività del club Volley Arezzo dopo l'eccellente scorsa stagione, la squadra presenta un volto radicalmente rinnovato. Coach Mirko Morelli è ottimista. Morelli, con quale spirito riparte la stagione del club Arezzo? Ma ogni stagione si deve azzerare tutto quello che è stato fatto nell'anno precedente, quindi ripartiamo con tanta voglia, tanto entusiasmo di dimostrare ancora nel campo che siamo una squadra competitiva in tutti i campi in cui andremo a giocare. Quindi la cosa fondamentale è azzerare tutto quello che è stato e pensare da qui in avanti che dobbiamo dimostrare ogni giorno qualcosa di più. Dopo la stagione straordinaria culminata con la conquista dei playoff, avete svecchiato la squadra. Sì, diciamo che la società, anche in virtù del fatto che è stato fatto questo bellissimo accordo con San Giustino, ha giustamente ritenuto di ringiovanire molto la squadra. Abbiamo un'età media di 5 anni inferiore alla scorsa stagione, con tanti ragazzi nuovi sia del vivaio che anche da fuori, e quindi siamo contenti della squadra che è stata allestita dalla società. L'addio di Ricci come è stato compensato? L'addio di Ricci è stato compensato ad oggi con degli innesti nostri del settore giovanile. Chiaramente Leonardo è un giocatore che per la categoria, un grandissimo giocatore, quindi ci vorrà del tempo prima di riuscire a compensare l'apporto che aveva in squadra lui, ma confidiamo anche con l'innesto di altri giocatori di riuscire a ottenere ottimi risultati. Torna al lavoro la Futsal di San Giovanni Valdarno. Mister Diaz non nasconde buoni propositi. Al via la preparazione della Futsal sangiovannese alla conquista della vittoria in Serie B dopo lo stop ai playoff della scorsa stagione. Mister Diaz è già pronto per le nuove sfide in un girone simile a quello concluso lo scorso aprile. Riparte con illusione, con voglia di forse levarci quel coso dall'anno scorso, ma da oggi in poi dobbiamo non pensare più a quello che è successo e pensare in quello che potrà succedere. Quindi vediamo come andrà la stagione. È una squadra molto diversa, ovviamente dovrà vederli anche se sicuramente li conosce, però l'impressione è che ci sia anche da amalgamarla questa compagine. Sì, certo, come tutti gli inizi di stagioni, è certo che è una squadra che completamente, non completamente, perché sono rimasti 4-5 giocatori dall'anno scorso, ma sì che se dovrà fare un bel lavoro per cercare di unire a questa squadra e cercare di giocare bene. I posti per andare di sopra sono meno. Certo, A questo momento è ancora agosto, pensiamoci in iniziare, pensiamo in recuperare a giocatori infortunati come Caio, cerchiamo di fare un bel gruppo, fare una bella squadra e dopo già si penserà in quell'oggettivo. E con la Futsal di San Giovanni Valdarno termina questa edizione del TG Sport, grazie a tutti voi per la vostra attenzione.